La vice sindaca e professoressa Filippone è stata una persona straordinaria non solo come amministratore del Comune di Napoli nella qualità di vice sindaco per il mandato che ha potuto svolgere, ma una persona che in questo lasso di tempo ha dato tanto a questa città essendo sempre disponibile, umile, cortese. 5 borse di studio permanenti in memoria della professoressa e vice sindaco di Napoli Mia Filippone saranno finanziate dal Movimento Cristiano Lavoratori guidato da Michele Cutolo, che in collaborazione con il Comune di Napoli e la Federico II ha illustrato questa mattina il primo bando di concorso alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi e del professor Arturo De Vivo, marito di Mia Filippone. In questa sede in cui Mia ha svolto l'ultimo pezzo della sua vita, devo dire con entusiasmo, con gioia. Queste borse di studio rappresentano il riconoscimento agli studenti e lei per la scuola ha vissuto. Per noi è un motivo di orgoglio, di conforto. 3 premi da 350 euro ciascuno saranno conferiti ai diplomati con il massimo dei voti presso le scuole di cui Mia Filippone è stata dirigente, i licei classici Antonio Genovesi e Jacopo Sannazzaro e l'istituto tecnico Marie Curie. Altre 2 borse di 1000 euro ciascuna verranno consegnate a studentesse e studenti della Federico II che si siano laureati con almeno 107 su 110 nell'anno accademico precedente l'emanazione del bando. A un anno alla sua scomparsa è veramente una grande perdita, noi sentiamo fortemente la sua mancanza come amministratrice, come grande donna della scuola per il contributo straordinario che ha dato alla città nel breve periodo in cui è stato assessore e vice sindaco, ma per quello che ha fatto durante tutta la sua vita di donna di scuola. In modo migliore, e lei sicuramente sarà contenta di questo, è premiare dei giovani brillanti che nelle scuole dove lei ha lavorato, nell'università con la quale ha collaborato, quindi una giornata molto significativa perché la memoria è importante per costruire il futuro di questa città.